Un saluto a tutti e bentornati sulla filosofia del videogioco. Per quest'oggi vi propongo un qualcosina di atipico. Finalmente, con il ritardo di un buon mesetto, è arrivato il mio regalo di Natale ed è un cabinato in tutto e per tutto. Solo che, essendo la casa piccola, anche questo ha la necessità di essere un pochettino più ridimensionato. Questo oggettino, il cui nome è Arcade Game e basta, sembra essere un buon compromesso per avere la possibilità di dire: ah sì, io in casa ho un cabinato. Ma di fatto si tratta di una mini console portatile dalla forma di un cabinato standard arcade, quello degli anni 90 che si trovava nelle sale giochi, e dal costo contenuto. Trovate il link in descrizione al sito Amazon dove potrete reperirne uno, e in questo momento, al momento dell'uscita di questo video, il prezzo si aggira dai 25 ai 35 euro. Ne vale la pena? Dalle recensioni Amazon sembra proprio di sì, ma vediamo insieme e capiamo se è il caso di rimodulare o no questi commenti. Dunque, la confezione si presenta così. Come potete vedere è abbastanza anonima. Si possono scegliere fra 5 diversi modelli della stessa tipologia di prodotto. Ovviamente questo è questo modello qui nero con gli adesivi di Street Fighter. 16-bit video games, e questo mi ricorda quindi la generazione Sega Mega Drive e Super Nintendo, per intenderci. Qui fa vedere giochi che credo che nemmeno ci siano. Fa vedere che c'è la possibilità di far visualizzare lo schermo su una TV, non col cavo HDMI, ma i vecchi Digital AV Output. C'è un Tetris, vabbè. Questa icona dell'USB immagino significhi che si può ricaricare via USB. Le misure, lo schermo che è di 2.8 pollici, fa vedere la plancia dei comandi, il fatto che la marchetta che si trova sopra è retroilluminata, batteria da 600 mAh e 156 giochi in uno. Sarà davvero così? Vediamo un po'. TFT screen, non è uno schermo IPS, questo significa che è di bassa qualità e c'è uno screen tearing sicuramente ben evidente. Ma del resto, ad prezzo proposto, ritengo che non ci si possa davvero lamentare. Vediamo un po' il contenuto. Ah, ok, un cavo micro USB per ricaricare la console, chiamiamola console, e anche il cavo Digital AV Output. Come potrete notare, manca il cavetto, lo spinotto rosso. Da qui si deduce che, essendo quello giallo video e quello audio diviso in bianco e rosso per lo stereo, mancando il rosso, l'audio sarà rigorosamente mono. Siamo tornati indietro addirittura agli anni 70. Ok. All'interno, potete vedere, c'è il plasticone, un tappo di plastica che protegge la console vera e propria, eccola qui, e sotto c'è qualcos'altro? Ah, beh, certo, un libretto di istruzioni molto minimalista in lingua inglese. Ok, vediamo nel dettaglio la nostra cara amica. Allora, l'oggetto è leggero, non dà l'idea di essere di altissima qualità, e la plancia dei comandi, abbiamo una levetta analogica, 6 tasti principali più 3 tastini piccolini, un reset, uno start e uno che non si sa cosa sia. Io l'ho già provato e c'è all'accensione una user interface che permette di selezionare i giochi. Premendo questo start si accede. Questo start invece dovrebbe essere proprio per mettere la pausa su schermo, però la funzione di questo start e di questo start coincidono completamente, rendendo uno dei due completamente superfluo.
pulsante reset permette di riavviare la macchina e quindi di fatto di uscire dal gioco a cui stiamo giocando. Scordatevi qualsiasi funzione avanzata dei giorni nostri, quali di salvataggio automatico all'uscita o salvataggio e caricamento dello stato dei giochi. Vedremo nel dettaglio di che giochi si trattano. Qui dietro abbiamo la porta micro USB per ricaricare la consolina. Questo è una porta jack, sia per le cuffie, sia per questo digital AV output. Attenzione, ho già fatto qualche esperimento. Se voi collegate lo spinotto delle cuffie prima di accendere la console, non vedrete niente su schermo e sulle cuffie sentirete un rumore fastidiosissimo. Questo perché il sistema crederà che lo stiate collegando con questo cavo e non con le cuffie. Per fare in modo che il sistema ritenga che stiate usando delle cuffie, dovete inserire lo spinotto per le cuffie dopo l'accensione di questa console. Ciò detto, abbiamo un vano batterie che non si apre perché c'è una vite di sicurezza. Vediamo di toglierla subito così vi faccio vedere anche il contenuto. Un po' di fuoco per favore. Grazie. Allora, questa è la batteria che troverete all'interno della confezione. Come potete vedere, qui dietro la scocca fa pensare che servano tre batterie stilo di tipo AA, però non ci sono i connettori laterali, tuttavia ci sono questi qui in alto. Per cui quindi la batteria da usare è questa. Se provate a inserire tre batterie stilo AA qui dentro, non succederà assolutamente niente. Questo fa capire sostanzialmente che la ditta che si occupa della creazione di questi hardware fanno riferimento ad una fabbrica che crea queste scocche in serie e le hanno rimodulate, riadattate per i propri scopi, quindi per poter utilizzare una batteria più moderna, stile cellulare e facilmente reperibile nel caso si consumasse. Questo è comunque un pro, perché anche ultimamente tutte le mini console, ma anche console portatili più blasonate, quali per esempio la PlayStation Vita, hanno le batterie interne che non si possono rimuovere, quindi non si possono sostituire in caso di malfunzionamento. Questo è uno speaker, rigorosamente mono, ricordiamo, uno switch on-off. Qui al lato si vede un po' pochino, ecco così il controluce va bene, qui c'è un buchino che porta ad un LED che si illuminerà di rosso quando caricherete la console. E questa è una rotellina, un potenziometro per il volume. Qui sul lato sinistro non trovate niente, sopra non c'è nulla, questa è la marchetta che poi si illuminerà e c'è lo schermo da, cos'era? 2.8 pollici. E c'è anche una ditata qui veramente brutta. Quando l'ho trovato c'era anche una pellicola di plastica che copriva lo schermo, quindi anche questo è molto positivo. Vediamo un po' cosa succede quindi all'accensione. Si è illuminata la marchetta e state sentendo questa musica malinconica e terribilmente fastidiosa, che possiamo decidere di abbassare comunque o annullare completamente oppure di sentire con le cuffie. La levetta analogica fa il suo lavoro, per quanto al tatto non è proprio il massimo, si sente che la qualità è assolutamente scadente. È ovvio che questa sia una cinesata, ma i 156 in uno giochi sono effettivamente diversi, ma a vederli tutti questi non sono giochi dei cabinati arcade che abbiamo visto negli anni 80-90, ma, considerando anche la plancia dei comandi, questi sono tutti giochi della vecchia console casalinga Sega Mega Drive, nota come Sega Genesis negli Stati Uniti d'America. La maggior parte di questi giochi sono ufficiali Sega, mentre altri, ce ne sono alcuni altri che sembrano fatti sviluppati da dei sviluppatori
brasiliani probabilmente, perché ho visto delle scritte in portoghese e sembrano fatte praticamente con Paint, tipo questo Cosmic Spacehead. Proviamo a premere questo start è rilevante per avviarlo. Vedete che manca completamente il logo Sega. Questo addirittura sembra fatto in Europa, English, perché l'italiano non se lo fila nessuno. Questo Cosmic Spacehead ovviamente non è un gioco ufficiale Sega. No, sembra un'avventura grafica. I tasti funzionano bene. Non mi piace questo gioco? Torno indietro. Reset e ritorniamo qui. Per spegnerlo basta selezionare lo switch indietro che sta sul retro della console. Alcuni giochi sono blasonati e famosi, come ad esempio, mi pare che fosse il 94, Sonic the Hedgehog. Notate come non ci sia alcun ordine alfabetico in questi giochi, quindi la cosa è estremamente fastidiosa. Si trova su internet comunque l'elenco dei giochi, se volete stamparvelo e portarvelo dietro per sapere in qualsiasi momento qual è il gioco che vi serve. Vedete le linee diagonali? È lo screen tearing. Lo schermo è di pessima fattura, considerando gli standard odierni, e l'audio sembra un semitono più basso. Questo perché l'emulazione pure è di basso livello. Ciò nonostante, va detto, i giochi funzionano. Non si bloccano o altro. E la batteria sul retro vi dà fino a un 3-4 ore di gioco continuo. Cosa succede quando la batteria si scarica? Voi direte, vabbè, si spegne la console. E invece no. Ci sono dei fastidiosissimi freeze che all'inizio vi fa pensare ad un errore di programmazione del sistema, invece è perché non arriva più abbastanza energia elettrica e quindi il sistema non ce la fa ad emulare il gioco che state giocando, prima ancora di spegnersi. Questo significa che c'è comunque abbastanza energia per tenere accesa la console, ma non abbastanza per far girare i giochi. È qualcosa di estremamente fastidioso. Ma ripeto, ciò nonostante, per il prezzo proposto, si tratta di un emulatore Sega Mega Drive assolutamente comunque degno. Funziona bene. Vediamo il primo gioco. Super Street Fighter 2, che sarà Super Street Fighter 2, ovviamente. Sulle recensioni Amazon che trovate ci sono molti giudizi positivi. Ah, sì, esattamente come nelle sale giochi, ci sono gran parte dei capolavori che giocavamo sulle sale giochi. Questo non è assolutamente vero, ma probabilmente per ignoranza di chi scrive le recensioni. Questi sono giochi che sicuramente non avrete mai visto nelle sale giochi, proprio perché sono i porting di quei giochi su console casalinga, in questo specifico caso il Sega Mega Drive. E quindi sono tipicamente di qualità inferiore. Infatti quello che si trovavano nelle sale giochi erano i giochi di qualità massima, poi adattati, riadattati, riediti per le console casalinghe come il Sega Mega Drive e il Super Nintendo. La versione a 6 tasti è per poter utilizzare al meglio i giochi Sega Mega Drive che appunto richiedono l'utilizzo di 6 tasti. Come ad esempio su questo Super Street Fighter, 3 tasti per i calci, piccolo, medio, forte, e 3 tasti per i pugni, piccolo, medio, forte. Come potete vedere, la bassa qualità di questa levetta analogica rende difficile fare. Maledetto, levati! Rende difficile fare quelle mosse tecniche che ci ricordiamo tutti, no? Come. Fammelo una Hadouken, ok, perfetto. Serve un po' di abitudine. Sono praticamente morto. Dai, vediamo se ce la faccio. Sì, ok. Un lato negativo di questa console
è che non è in alcun modo espandibile con delle ROMs dei giochi che abbiamo. Tuttavia i giochi proposti sono 156, comunque un numero di tutto rispetto se volete intrattenere i bambini più piccoli o far scendere qualche lacrima di nostalgia a un adulto che evidentemente non sa distinguere i giochi dei cabinati da quelli delle console casalinghe. Ma di nuovo, lo ribadisco, per il prezzo proposto l'articolo è più che degno. Per concludere, vale la pena prendere questo piccolo accrocchio di circuitini e accozzaglia non proprio ben definita di giochi? Al prezzo proposto direi di sì, anche perché con il fattore nostalgia, il fattore carineria e tutto quanto, sì, ci sta, ma se cercate una console che possa emulare in maniera perfetta i videogiochi di un tempo, con le caratteristiche afferenti a ciascuna console, alla quale questi giochi appartengono, questo non fa per voi, ripeto, è un mini cabinato arcade, ma i giochi che troverete dentro non li avrete mai visti sicuramente sui veri cabinati arcade dell'epoca. Ci ho detto, spero di avervi dato uno spunto di riflessione carino, un'idea per fare un regalo simpatico a qualcuno a cui queste cose possono piacere, e vi do appuntamento ad un prossimo video.